Voci giocose di bambini si udivano per i vicoli di Matera negli anni 50. Canti ancestrali radicati in culture antiche si udivano per i vicoli di Matera negli anni 50. Voci di forze preistoriche miserande legate alla terra si udivano per i vicoli di Matera negli anni 50. Canti e voci di un'umanità perduta che non è più. Ma dimenticare è triste. Dimenticare una colpa. Ecco qui, questa è la sua bellissima preistoria filmata da Joris Ivens negli anni 60. Mi hanno chiesto perché bella. Ebbene, bella perché legata alla sacralità della vita in pochi gesti quotidiani, bella perché non accudita da un potere che deforma i corpi e le coscienze, bella perché altro dalla ricca e vuota e tremenda e soffocante modernità capitalistica. Misera, sì, come tutte le civiltà che hanno abitato questi luoghi dall'età del bronzo. Misera, ma stupendamente irrazionale e innocente. E infine bella, perché basta il sogno di una cosa, come diceva Marx. Ecco che Matera, all'inizio degli anni 50, esce dalla sua preistoria per entrare nella storia, la storia della modernità. Su queste piane delle Murge vedremo nascere viti e olivi. La riforma risolve un problema produttivo e sociale. Fanfani è qui per constatare i risultati. È davvero come aprire una grande strada al lavoro. Oggi in Lucania si distribuiscono 1.400 ettari, suddivisi in 202 quote. Passano le campagnole per le vie già avvezze alle macchine agricole. Si stanno costruendo le strade, i borghi residenziali, coi loro centri aziendali, la palazzina, alloggio funzionari, magazzini, le scuderie, le officine. E 21 case coloniche. Volti ancora quasi increduli fissano una piccola torre di certificati. Il ministro li consegna agli assegnatari. Il mondo è cambiato anche per questi braccianti e contadini. Per secoli si sono dovuti contentare di promesse, oggi le vedono mantenute, più presto di quanto sperassero. Il presidente Ramadoro e il ministro Fanfani sanno che alle loro parole risponderanno non solo applausi, ma lavoro. Oggi De Gasperi ha chiuso i primi sassi, consegnato le prime 50 case del Borgo alla Martella. Tutti i comuni della Lucania, dice adesso, avranno acqua e fognature. Sono stati spesi 47 miliardi in 7 anni. Noi non formuliamo promesse mirabolanti. Promettiamo cose di cui prevediamo la fine. Thank you.
una profonda angoscia mi ha attraversato per le strade di Matera. Nessun teatro nel tufo ha trasposto in arte le storie della magia contadina. Quella magia rituale cantata da Ernesto De Martino e Carlo Levi è morta. Nessuno ricordava quel mondo, ma tutti dicevano di volerlo ricordare. Dopo le prime impressioni che mi hanno lasciato così, disorientato e immerso in un'atmosfera di vuoto, di assenza quasi totale di un'anima storica, ho iniziato a chiedere a dei normali cittadini, poi a dei commercianti, che cosa lì si facesse, quali iniziative si mettessero in atto per ovviare al problema, ammesso che lo fosse. La maggior parte di loro o era estranea al problema, perché parte dell'antico mondo, come per esempio questi vecchi signori che mi hanno raccontato che cosa fossero i sassi prima dello svuotamento. Devi pensare che nelle abitazioni si portavano i muli, gli asini, si crescevano i maiali, le galline, e dove dormivi si metteva un pane davanti e dormiva appresso agli animali. Quando stavamo giù al sasso si faceva una minestra in casa e si portava pure al vicinato il piatto, quella era la socializzazione, si faceva i legumi, quello che si faceva, pure le patate all'esse, allora portano il piatto a chiamare sonno, tutto questo. Il vicino era come un fratello. Era tutto come se tutta una famiglia. Quando si faceva qualche cosa di buono, prima si portava alla vicina e poi te la mangiavi tu. Oggi no. Oppure mi rispondeva come questo ragazzo, proprietario di un bar tra i sassi, che ad una domanda del perché non si facesse nulla per ricordare il mondo contadino, ricco di storie, di religioni pagane, di magie rituali e di senso di comunità, lui così mi ha risposto. Questo lo facciamo noi, noi abitanti e anche commercianti dei sassi. Raccontiamo noi quello che era l'abitare e vivere i sassi. Perché purtroppo non è che si organizzano altre manifestazioni di altra cultura, non si organizza proprio nulla. Siamo un po' trascurati sotto questo punto di vista. A me sembrava che fossero rimasti solo i sassi a trasmettere un'umanità spiritualmente esaltante e curativa. Ma dov'era l'uomo? Dov'era l'integrazione tra passato e presente? E qual è, anche se può sembrare una domanda più generale, l'eredità del nostro tempo? Dopo aver parlato dunque con abitanti, con i turisti, con enti culturali, con dei commercianti, sono andato a chiedere cosa pensasse della Matera di oggi Domenico Notarangelo, giornalista, centurione nel Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini e che osserva questi suggestivi paesaggi ormai da 70 anni. Sarebbe molto difficile poter concepire oggi, guardando i sassi, la Matera dei sassi di 50 anni fa. Oggi i sassi sono diventati un'altra cosa, sono diventati un luogo turistico. Allora sono questi giovani che hanno aperto dei pub, dei bar, delle attività turistiche. Perché io ho pensato, vedendo il modo in cui si fa turismo, che è come dire astorico, che si potrebbe valorizzare un patrimonio come quello dei sassi, magari proponendo qualcosa di più legato alla vostra identità storica. Dei teatri, per esempio, in cui si traspone in arte la letteratura di Levi o la magia di De Martino, ecco. Ma è la strada che dobbiamo esplorare. Se vogliamo salvare i sassi, dobbiamo andare in quella direzione. E secondo lei, che ha scritto anche dei libri sulla Matera antica, da dove si può iniziare a sistemare o a ricostruire, come dice lei, il rapporto dell'uomo coi sassi? A ricostruire, insomma, un'identità anche storica di questa città? Io non saprei dire
da dove cominciare a mettere le mani per poter riaggiustare questo. Avverto però il disagio nel constatare che il rapporto di oggi dell'uomo con i sassi è un rapporto sbagliato che bisogna correggere, ma qui c'è bisogno che entrino in gioco antropologi, psicologi, un esercito di ricercatori che diano indicazioni di come riaggiustare questo rapporto. Da Matera sono a Cadaqués, perché il filo narrativo che lega le interviste di questo documentario è rappresentato dall'esperienza cinematografica di Pierpaolo Pasolini a Matera nel lontano 1964. E l'atmosfera di vuoto e nulla che mi ha colto per le strade di Matera è forse la stessa, seppur storicamente diversa atmosfera, che sentiva Enrique Irazoqui, Cristo ateo e marxista, quando decise di militare nel movimento antifranchista e lottare ferocemente contro il capitalismo. Per esempio la Spagna. La mia popolazione, la Spagna del 1964-65, è una popolazione di circa 30 milioni di abitanti. Quanti pensi che facevano la lotta politica clandestina in contro di Franco? Erano 2.000 in 30 milioni. Beh, ma a lottare si sa, si è sempre in pochi. E in pochi si è sempre a cercare di cambiare le cose. Ma comunque io sono qui con te a parlare di Matera. E del fatto che, secondo me, ha completamente perso la sua identità. Ed è una cosa che, se tu vai ora sul posto, si riscontra nel turismo consumistico, ma soprattutto a storico. Soprattutto a storico che viene proposto e praticato. Non è quello che ti dicevo prima. Tu mi parli di Matera, in realtà quello che mi parli è di un fenomeno generale. Un fenomeno generale che è il fenomeno del turismo che si iscrive dentro un modo sociale di produzione che è il capitalista, dove contano i soldi. Questa riflessione, come dici tu, la si può di certo estendere ad un problema generale, anche se personalmente credo che Matera sia un caso molto particolare, forse unico in Europa. Rispetto a molte altre città, è ora che Matera si sta offrendo al mondo. E questa sua candidatura a capitale della cultura europea di certo ne plasmerà il volto. Ci saranno dei cambiamenti, bisogna vedere però in che direzione vanno. Qual è il rapporto tra Cadaqués e Matera? Io non so Matera, non conosco Matera. Amo Matera, mi piace moltissimo Matera. Non sono i sassi di Matera che mi piacciono. Io vedo i sassi, vedo la miseria che ho visto nel 64. Mi piacciono i sassi, sarebbe una postura estetizzante. Oh, che belli sono i sassi, quanti sono antichi, hanno 8.000 anni. La mia non è una posizione estetizzante. Quello che ti ho detto prima, che descrivevo, la gente fatta col carbone e col diamante, è una molto bella forma di descriverlo, ma quello che potrebbe aver detto anche lui, la gente al sud era una affamata. È vero, Enrique, di certo era un mondo misero e affamato e povero, ma oggi comunque sia quella miseria non c'è più, almeno in quella forma. Quello che invece però è andato perso, o peggio, che non viene nemmeno ricordato da nessuno, è ciò che Carlo Levi descrive nel suo testo Cristo si è fermato a Eboli. Citando così a memoria, lui parlava di un mondo dove non c'è una coscienza individuale, perché tutto era legato da influenze reciproche e comunitarie. In questi contadini era vivo il senso umano di un destino comune e una comune accettazione. Vedi? È questo il compito che ci siamo dati. Ed è il compito che dovrebbero avere le élite culturali e in seguito le classi dirigenti, il compito della memoria. Invece che le élite culturali si sono provate per esempio come risposta, una risposta contraria al potere, una risposta contraria
alla società in cui vivevano. Credevano che c'era un'altra forma di fare le cose, che c'era un'altra società possibile. Oggi nessuno ci crede più. E se qualcuno volesse credere, non saprebbero quale è questa società che loro vogliono. Parlavamo prima, tu e io parlavamo prima di questo. Quando noi parlavamo, quando tu parlavi di Matera, e io ti parlavo di Calacres, e io ti dicevo che in realtà tu non mi parli di Matera, ma tu mi stai parlando di un caso particolare, di un problema generale, la soluzione non è una soluzione particolare, la soluzione è anche generale perché il problema è generale. Sì, ma sì. Allora, la soluzione a un problema generale si chiama rivoluzione. Una rivoluzione di che rivoluzione? Nessuno ci crede più alla rivoluzione. Io non so che rivoluzione. Non mi piace questa società, vorrei cambiarla, ma a cambio di che non lo so. Forse ha ragione Enrique. Di certo il problema è generale. Lo svuotamento, l'instupidimento, la disumanizzazione sono generali. E molti maestri ci hanno insegnato che nessuna emancipazione è possibile senza l'emancipazione dell'intera società. Ma cosa possiamo fare noi se non lottare con le nostre esili forze? Questo film vuole essere infatti un appello rivolto alla memoria, alla classe dirigente materana, alle istituzioni culturali che li operano e infine alle coscienze civili, perché è di suda magia che deve riempirsi la forse futura capitale della cultura europea. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the